Bocca Nera sull'ATR non ci sono, come detto già recentemente, buone novità. Si è stati anche a Roma a manifestare, anche su altre vertenze. Anche dalla regione non arrivano gli stimoli che avete richiesto. Sì, tra l'altro la manifestazione di Roma era appunto per toccare quelle vertenze della provincia di Teramo e portarle in piazza. Le abbiamo portate anche in Piazza del Popolo il 25 di giugno. Di Murro continua a latitare, ma insieme adesso continua a latitare la regione. In questo caso il presidente Marsiglio, che ci aveva promesso un incontro urgente a distanza di 2 settimane con la curatela fallimentare per capire che cosa volessero intraprendere nei confronti di Antonio Di Murro. L'ennesima presa in giro da parte della regione, ma non verso le parti sociali ma verso i lavoratori, che aspettavano comunque che qualcosa si smuovesse e che Marsiglio tenesse fede a quello che ci aveva promesso in regione. Questo non è accaduto e purtroppo ne prendiamo atto e speriamo che comunque la regione si faccia un esame di coscienza e cominci ad intraprendere un qualcosa non solo contro Di Murro ma per tutte le vertenze metalmeccaniche della provincia di Teramo. In estrema razio, cosa prevedete di fare? A breve noi avevamo promesso ai lavoratori di fare un'altra manifestazione, molto probabilmente andremo sotto la regione in un consiglio regionale per svegliarli, come dire. E nel futuro immediato comunque faremo anche azioni legali contro Di Murro. Noi sappiamo tutti che fino al 30 di giugno i tribunali non sono attivi per le istanze, quindi l'ultima data che abbiamo noi è il 30 di giugno, dopodiché ci muoveremo in merito su quello che possiamo fare e su tutto quello che possa tutelare i lavoratori. Si parla di istanze di fallimento? Sì, a questo punto sì, anche se noi eravamo contrari, perché ovviamente il sindacato non deve far salire le aziende, ma non avendo più appoggi, non avendo più appigli, non avendo più aiuti, purtroppo non ci rimane che fare quello.